visse 40 anni in Molise e sui monti a ridosso di Castelnuovo al Volturno Charles Lucien Moulin, pittore francese nato nel 1869, fu amico tra gli altri di Matisse. I suoi quadri, ritratti in genere paesaggi realizzati con la tecnica del pastello, trovavano ispirazione nella natura, permeati di realismo, non apparteneva ad alcuna corrente artistica. Quello in Molise fu per Moulin un isolamento creativo, morì 91enne. Il suo corpo è sepolto a Castelnuovo, dove in comune ci sono tre suoi quadri che raffigurano il paese. Nel museo di Palazzo Pistilli a Campobasso c'è invece un autoritratto. Aveva una semplice filosofia di vita, l'amore e il rispetto per la natura, l'uomo e tutte le cose belle. Nell'auditorium Celestino V della Curia Arcivescovile a Campobasso c'è stata la proiezione del film documentario su di lui realizzato dal regista Pierluigi Giorgio nell'ambito delle celebrazioni diocesane per il 50° anniversario della pubblicazione dell'enciclica Populorum Progressio di Paolo VI. Celebrare la Populorum Progressio attraverso la proiezione di un film come questo, ha detto l'arcivescovo Bregantini, vuol dire rivivere l'umiltà e la povertà in linea con gli insegnamenti di Paolo VI. Nel film su Charles Moulin, l'autore ha voluto creare non un semplice documentario, ma un filmato sceneggiato. Seguendo le tracce dell'artista, si è dato ampio rilievo e promozione ai posti di una parte di Molise, quella dove visse in isolamento creativo, immergendosi nella natura e nell'essenza del contesto, anche come stimolo e indicazione per un itinerario turistico e culturale diverso e particolare.